Sono entrato in Ferragna dopo aver portato dalle 10 alle 12 volte la domanda e il curriculum. Finalmente un giorno sono stato chiamato, io lavoravo in Piaggio a Sestri e ho fatto il colloquio con un ingegnere, tre giorni dopo mi ha chiamato che poteva andare a Ferragna. Sono stato in Piaggio, ho chiesto i libretti di lavoro, siccome anche Piaggio non era in un momento... Felice, non mi hanno fatto nessuna, nessuna remora, mi hanno dato il libretto, ho fatto il passaggio diretto, sono entrato in Ferragna. Il primo mese funzionava che ho fatto solo corsi, sicurezze, antincendio, corsi sulla, sul lavoro, tutte quelle cose lì. E poi sono entrato in turno e ho cominciato a lavorare. Funzionava, funzionava che ognuno aveva la sua mansione. Io sono entrato di terzo livello e poi piano piano ho cominciato a capire come funzionavano bene le cose e a trovarmi abbastanza bene, sono sincero. Ho sempre avuto la fortuna di avere dei colleghi che mi hanno fatto entrare nel modo del lavoro e capire come funzionavano bene le lavorazioni. Che poi sinceramente da capire, insomma il lavoro era abbastanza semplice, insomma, fin da che poi non, siamo andati, non sono passati sopra in sala controllo che c'era qualcosina in più, però insomma. era una cosa abbastanza attenzione perché ci voleva attenzione, perché a fare uno disastro e eh, inquinare il fiume ci voleva poco. La parte era parecchio grande. Era parecchio grande era suddiviso su tre piani. Si partiva da sopra che c'era la pesatura che ci dava i prodotti insieme al centro soluzioni per poi preparare l'emulsione. L'emulsione andava a finire dentro una caldaia, stava lì. Diciamo che una rifusione: io lavoravo particolarmente nella rifusione, e una rifusione durava dalle 7 alle 8 ore la più corta 6 ore e mezza, la più lunga sulle 10 ore. E c'era tutta una, una catena di lavorazioni, controlli argenti, PAG, PH, che dovevano essere in certe tolleranze, e poi niente, veniva scaricata su delle tavole che noi chiamavamo tavole di congelamento, veniva raffreddata e poi c'erano due addetti a... Al taglio e alla pressatura di questa emulsione, finiva in dei bidoni da 50 o 40 kg che poi andavano direttamente in una ghiacciaia della stesa. C'erano dalle 10 alle 12 soluzioni, più la gelatina, e poi direi che cioè, girava tutto in questa caldaia fino a che non era, non era pronta per essere scaricata. Il reparto era così fatto bene perché forse nel mio reparto eravamo in sei a lavorare a stretto contatto, perciò litigare in sei secondo me era una cosa difficile, c'era la discussione col turno che arrivava, col turno che veniva, però finiva tutto lì in un caffè alla macchinetta, ecco. non si cercava sempre di di andare d'accordo per il bene prima nostro e poi soprattutto per cercare di fare andare bene le cose che più andavano bene meglio era per noi ecco il percorso è andato che io dal 93 che sono entrato fino agli anni 2000 più o meno 2000 sì le cose andavano bene cioè premi di produzione, stipendi insomma io in Piaggio quei soldi non li ho mai presi, sono sincero poi piano piano abbiamo cominciato a vedere che i volumi sia della radio più che altro della radio, il colore ne abbiamo risentito un pochino un po' più tardi ma della radio ci siamo accorti che i volumi stavano scendendo poi attraverso Altri discorsi siamo venuti a sapere che la Kodak aveva preso i nostri brevetti facendoci lavorare due anni sotto di loro in pratica gratis dicendo che poi alla fine dei due anni avrebbero mantenuto i contatti con noi quando poi dopo due anni ci hanno dato un calcio nel sedere e ci hanno mandato via. Noi abbiamo perso tutti i brevetti, abbiamo perso tutta la nostra produzione radio, è andata a finire la Kodak, per colpa di chi non lo stiamo a dire perché ognuno ha le sue idee e, e niente, si è provato a ripartire con la radio, con i laboratori delle ricerche per cercare di fare qualcosa di nuovo, ma probabilmente da parte di qualcuno che stava più in alto di noi provincia regione Italia stessa non c'era più la volontà di far andare avanti questa fabbrica, c'era la volontà di farla chiudere. Io da quello dalla mia ignoranza, dal poco che posso aver capito io, che Ferragna è stata fatta chiudere per volere di qualcun altro. E penso che si vedrà fra una decina d'anni, quando sarà tutto spianato e ci sarà quello che veramente volevano fare in Ferragna paro di un interporto, direi container, infatti hanno fatto le strade, hanno già fatto tutto, se uno ci passa vede cosa, cosa sta succedendo dentro il, eh, lo stabilimento di Ferragna, c'è 20 persone che lavorano dei pannelli solari e ora vabbè sto partendo un biodigestore da quello che so, ma di preciso non so più tanto. A fine luglio ci siamo trovati a casa, l'ultima stesa fatta l'ultima stesa e era io facevo, mi ricordo che facevo il pomeriggio 2 a 10 mi ha dato la lettera al mio capo reparto che da lunedì ero in casa integrazione per non si sa quanto tempo di lì poi sono partiti vabbè scioperi contro scioperi andate al ministero tutto, tutto, tutto l'iter burocratico che si fa in quei casi lì che poi è servito, è servito a farci dare qualche anno di cassa integrazione, qualche anno di mobilità, ma è servita a niente, perché poi tante promesse, tante cose che non sono state mantenute. Dal dicembre 2004 eh, io penso che 5-600 persone siano rimaste a spasso, e che non sono, nella realtà di Savona non sono poche. Lo dico ridendo perché ai primi tempi noi l'abbiamo preso... Cioè, io parlo di me e di altri, l'abbiamo presa, non dico bene perché perdere il lavoro non è mai una cosa bella, però l'abbiamo presa in un senso che ce l'aspettavamo ormai, da un momento all'altro aspettavamo che, che quel momento lì arrivasse, perché secondo me non è stata fatta una programmazione perché si sapeva che si passava al digitale. Se si voleva tirare avanti un po' di più... Qualcosa prima, un passo avanti si poteva fare. E l'ultimo giorno io mi ricordo, mi ha detto: L'ultimo giorno eravamo in ritardo, non riuscivamo a finire la stesa perché, sinceramente, nessuno ne aveva più voglia. E mi ricordo che arriva il mio caporeparto, io stavo alle nove, e mi dice: se, se domani, sabato mattina, qualcuno avesse avuto voglia di andare a lavorare per finire la stesa, per scaricarla. Mi ricordo che la nostra reazione è stata quella di girarci e andarcene tutti e non mandarla a quel paese perché un po' di educazione ce l'hanno insegnata, però nessuno le ha dato risposta. Non so quella stesa lì che fino abbia fatto e non voglio nemmeno saperlo, penso che sia andata direttamente nel fiume o direttamente via. Noi sinceramente abbiamo percepito un pochettino meno perché il cralle si era, era un pochettino rimpicciolito e le attività come i campi da tennis, come i campi da bocce, come il campo da pallone c'erano. Io sono entrato, c'erano ancora i tornei di calcio, qualcosa c'era ancora. Però io venendo da Savona sinceramente non vedevo l'ora di finire il mio tour e tornare a casa. Cioè. Poi, non sono mai stato tanto interessato alle cose. Facevo il mio autore, tranquillo, poi me ne venivo a casa. Ferragna era un, un mondo tutto a parte. Per un ragazzo della mia età, ragazzo, quando sono entrato, entrare in Ferragna per me era come entrare. Sì, venivo da realtà Piaggio. Che era abbastanza però, quando mi sono trovato in Ferragna io mi sono trovato in un mondo diver... totalmente diverso. Ho detto, io qua ci vado in pensione e la mia vita lavorativa finisce qua, ero ben convinto. Ambiente, organizzazione del lavoro, e poi è successo quello che è successo e siamo andati a bagno. Sembrava di entrare in un posto che non era un posto di lavoro. Era un paesino dentro un paese, era diciamo una, una grande famiglia forse dire troppo, perché poi dentro gli screzzi c'erano, non erano tutte rose e fiori, però era come entrare in un paesino. Era come entrare in un paesino più o meno ci conoscevamo tutti, anche se eravamo tanti. Facevamo qualcosa che lo facevamo solo noi. io ci ho fatto solo dei gran corsi, c'era un ristorante dove si mangiava, molto bene direi, e, e niente, era un, proprio una cosa a parte il manchetto di Ferragna, cioè, quando mi dicevano che a fare un corso al manchetto, io al mattino mi svegliavo alle sette, ero felice, perché sapevo che andavo là, la colazione, il pranzo, il corso… Si poteva chiamare corso, ma non era nemmeno più un corso, poi gli ultimi che facevamo. Gli scioperi sono cominciati subito, nel 2005 abbiamo cominciato a fare gli scioperi. A Cairo, davanti alla banca, siamo venuti in centro a Savona, siamo andati a Genova, siamo andati a Roma, però è servito a poco, proprio a poco, a allungare l'agonia che poi allungare l'agonia, insomma, sono sempre soldi che ci hanno dato tutti i mesi, non abbiamo mai perso niente, abbiamo ottenuto tanta cassa integrazione, abbiamo ottenuto la mobilità, cioè abbiamo ottenuto cose che purtroppo altre realtà non hanno mai ottenuto. Però questo secondo me è il fatto che sotto c'è sempre un progetto che poi verremo a scoprire fra, fra 5-6 anni, una decina d'anni. Quando avranno tirato tutto giù al suolo, come stanno facendo. Purtroppo la realtà è quella lì. È i, d'altronde, i Messina che hanno rilevato una parte di Ferragna e gente che ha sempre lavorato nel, nelle navi, nella navigazione. Non penso che gli interessino 100 pannelli solari al giorno. Ecco.